io ricordo che stavo studiando e ho fatto giurisprudenza e andai a casa di un giovane professore e vidi sul tavolo c'era un volume di Klee e trovai una specie di anima gemella. Io quando trovo queste forme, questa sintesi, è come un codice di linguaggio. È come, non so, trovare in un paese lontanissimo una persona che parla la stessa mia lingua. Io ho ritrovato questo linguaggio, non è che l'ho preso, l'ho ritrovato. E Picasso è il gigante che domina tutta la storia dell'arte moderna, contemporanea. Mi ha affascinato, mi ha incantato perché, diciamo, con questo linguaggio sintetico che capivo, io era anche il mio in qualche modo. Mi portava appunto a una forma di espressione artistica del tutto originale. Modigliani lo adoro e lo venero proprio. Mi divertivo a copiare alcuni ritratti di Modigliani. E in effetti, quando si copia un quadro, si entra anche nel pensiero dell'autore, per cui scoprivo perché lui ha messo un certo colore, una certa linea. Era proprio che in quel momento mi parlasse e ci fosse una comunicazione tra noi. Ci sono opere come per esempio La seduzione di Tina Saletnic che sono come un'antologia della pittura del primo Novecento. Troviamo dei riferimenti a Picasso, troviamo dei riferimenti al colore futurista, alle sfaccettature cubo-futuriste, troviamo addirittura qualche cosa anche se alla lontana di Klee. Ecco, tutto questo è uno stile autonomo e maturo, cioè non è la riproposizione tal quale di questo o di quel maestro, ma è l'elaborazione, l'interpretazione di vari stimoli all'interno di un linguaggio che diventa nuovo e che diventa intenso. Me lo indicò un mio collega d'università e disse che aveva imparato più da quel libro che frequentando il liceo, l'università. E in effetti è un libro molto colto. Era l'autore una persona speciale, come il fratello, artista magnifico. E lui anche dipingeva sempre in questa maniera surreale. E anche il libro è surreale, nel senso che l'autore scrive che si entra nella vita come dentro, quando si entra in una casa che un tempo era stata abitata. E ci sono ancora le tracce di chi è passato, di prima. È come mettersi a tavola e ci sono ancora i piatti e i bicchieri del pasto precedente. E questo è, diciamo, quello infatti che noi troviamo, tutti i ricordi del passato, poi specialmente per noi che viviamo a Roma, in Italia, questa casa, la vita, ci presenta tantissime tracce del passato importanti e che ci commuovono ancora, no?